Ed eccoci qui con il segno del toro nel nostro gioco delle coppie. Allora, l'energia generale del toro nel mese di febbraio è la morte, l'arcano senza nome, quindi direi un rinnovamento totale del toro nel mese di febbraio. Non so perché mi è venuto aprile. Nel mese di febbraio ci sarà un cambiamento radicale. Un cambiamento cercato, voluto e anche atteso, preso proprio nel migliore dei modi. Si vede finalmente quella luce in fondo al tunnel. Con il segno dell'ariete, un inizio concreto anche a livello lavorativo che tarda un pochettino ad arrivare. Dove ci sono alcuni dubbi, ma comunque arriverà. Con il segno del toro abbiamo un diavolo al contrario, quindi comunque tossicità, dipendenze che vengono lasciate andare. Si incomincia a guardare le cose in un altro modo, non si ha più quella dipendenza affettiva che si aveva fino al mese di gennaio. Per il segno dei gemelli abbiamo il decidere di andare in acque più tranquille, il decidere di lasciare da parte litigi e quindi probabilmente cambiare strada. Con il segno del cancro abbiamo un 4 di pentacoli, quindi il fatto di voler tenere per sé ciò che si ha. Il fatto di non voler condividere i propri averi, anche emotivi, non solo materiali, in toto. Con il segno del leone abbiamo la ruota della fortuna, quindi comunque si procede. Con il segno del leone si decide ad andare avanti. Senza fermarsi, senza guardarsi indietro e procedere nel migliore dei modi. Con il segno della Vergine abbiamo il 10 di pentacoli, quindi una costruzione totale, il pensare proprio di costruire qualcosa di solito, qualcosa di duraturo, sia a livello lavorativo che a livello sentimentale. Con il segno della Bilancia abbiamo un 4 di spade al contrario, quindi comunque qui è una situazione un po' stagnante, bisognerebbe vedere un attimino le cose, cercare di ripulire un pochettino le proprie energie, cercare di rinnovare un qualcosa e avere comunque sia prendere un certo tipo di posizione. Con il segno della bilancia abbiamo un paggio di coppe, quindi una persona sentimentalmente immatura rispetto a voi o anche più piccola rispetto a voi in alcuni casi, e comunque sì, una persona che pensa comunque un po' al passato, con la testa un po' fra le nuvole, che però comunque dei sentimenti li ha. Con il segno dello scorpio, del sagittario, scusate, abbiamo un 6 di pentacoli al contrario. Qui non c'è il giusto equilibrio nel dare e avere. Bisogna modificare qualcosa per rimettere in equilibrio questa relazione che possa essere sentimentale o lavorativa. Con il segno del Capricorno abbiamo un carro al contrario, quindi il carro per essere guidato ha bisogno di un cavaliere, perché sennò i cavalli vanno un po' ognuno per la sua direzione e qui c'è un po' di confusione. Io con il segno del Capricorno, per quanto riguarda il segno del Toro, ci vedo un po' di confusione. Con il segno dell'acquario
Abbiamo un 10 di bastoni. Un 10 di bastoni ha comunque un peso forte che si vuole abbandonare, che si vuole lasciare. Una situazione da cui cercate di allontanarvi. Mentre il segno del toro con il pesci abbiamo un 9 di coppe al contrario. Un 9 di coppe al contrario mi rappresenta comunque aver paura di ciò che si ha, sentirsi non meritevoli di ciò che si ha, ma è comunque una bellissima carta. Valutate e fate un po' di introspezione perché evidentemente se questo 9 di coppe c'è è perché ve lo siete meritati. Comunque con l'energia generale della morte direi che questo per il segno del toro è un grandissimo mese di cambiamenti, soprattutto interiori, e quindi vi auguro un buon mese di febbraio e fatemi sapere se vi siete ritrovati, se vi corrisponde qualcosa. Grazie, ciao, al prossimo video!